Voglio, ecco, sempre fare una distinzione di quelle un po', magari pure, come dire, che sembrano puntigliose, però secondo me è importante. Perché poi, come dire, nelle situazioni della vita, anche incontrando persone diverse, si scopre che le reazioni di una persona possono essere diverse. Quello che vedete in questi nidi è tutto un, come dire, è un alternarsi di azioni e di reazioni, okay, che vanno capite, perché in effetti anche noi di fronte a due persone diverse potremmo avere una volta una reazione magari un po' più passiva, di soccombere, eccetera, e magari invece un'altra volta no. Dipende tanto da che cosa è stato messo in gioco in quel rapporto, per cui forse non basta dire carattere, perché non si reagisce sempre allo stesso modo, ok? E se si reagisce sempre allo stesso modo è un po' preoccupante pure, comincia a essere un pochino, poi la vita diventa noiosa. Invece poi Ovidio è uno che ci tiene tanto a parlare proprio di trasformazioni, no? Metamorfosi, perché io credo che poi abbia un'idea molto bella della vita umana e dell'essere umano come essere in trasformazione, no? Con questo movimento che non è tanto nello spazio, è un movimento interno, okay? Che è legato proprio alle cose che succedono a cui si reagisce e che quindi poi ti, in qualche modo ti cambia dentro, ti fanno essere diverso, no?